la scelta parte dal vivere l'altro come una minaccia, che è una cosa che non ho mai avuto e invece ho iniziato ad avere. Con la pandemia mi sono reso conto che dentro di me stava succedendo qualcosa che faceva sì che l'altro portava paura. Io vedo tante persone che, come dire, a un certo punto trovano un compromesso e un senso profondo del continuare a vivere insieme. E però non riesco più a chiamarlo amore. Certo. Come lo chiami? Come lo chiamo? Però magari ne vale la pena. Assolutamente sì. Di soffrire un po', di lottare un po'. Del resto però è così che ci si gioca la vita, a volte ce la fai, a volte no. Intanto non c'è altra strada che aprire la porta e la finestra e uscire a rischio di prendere, di soffrire anche molto, di soffrire quasi fino alla morte, insomma, perché il dolore d'amore è un dolore importante, un dolore molto, 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 è uno dei dolori più grossi, ma anzi è il dolore più grande. Forse dove sbaglio io è che alle volte do un po' per scontato l'amore che hai per me. Bravo. Questo mi rende distante. Il fatto che ci sia la parola amore in questa commedia è molto importante. La parola amore muove i personaggi. Nessuno di loro è in scena se non per ricercare attraverso l'amore un altro personaggio.